Io vorrei a questo punto presentarvi brevemente l'introduzione alla relatività, cioè come mai Einstein a un certo punto, diciamo a nome di tutta la collettività scientifica, ha avuto un problema da risolvere. E questo problema nasce come sempre dall'equazione di Maxwell. Vi metterò un testo a disposizione, probabilmente c'è già, che si intitola Ancora problemi all'orizzonte. E che comincia con questa frase che dice: le equazioni di Maxwell si sono rivelate fonte di sorprese impreviste. Allora, intanto, più o meno collochiamo le equazioni di Maxwell in che periodo si vengono formulate? 1860, una cosa giù di lì, ok? E da lì nascono sorprese impreviste. Una l'avevamo già incontrata. Che problema era nato dopo la conoscenza delle equazioni di Maxwell? Quello di corpo nero. Ve lo ricordate? Cioè conciliare le onde elettromagnetiche, cioè la luce, con la termodinamica, e quindi era il problema del corpo nero, era uno. Un altro problema che nasce con le equazioni di Maxwell è proprio questo, cioè noi sappiamo, seguo questi miei appunti, che le onde elettromagnetiche, secondo le equazioni di Maxwell, si propagano con velocità c, difatti siamo riusciti anche a calcolarlo, veniva 3 per 10 all'ottava. Ma domanda, rispetto a quale sistema di riferimento? Noi sappiamo che le velocità non sono assolute, ma a seconda dei sistemi di riferimento le velocità cambiano. E quindi la domanda è, rispetto a quale sistema di riferimento le equazioni di Maxwell prevedono una velocità c? E allora qui vi faccio un piccolo riassunto, cioè se io vi chiedo qual è la velocità del suono, voi mi dite 343 metri al secondo, ma rispetto a cosa? Rispetto all'aria ferma in cui si propagano. Se vi chiedo qual è la velocità di un'onda elastica su una corda, voi mi dite una certa velocità, ovviamente rispetto alla corda quando è ferma. Ma la velocità della luce rispetto a che cosa viene calcolata? Ecco, nella seconda metà dell'Ottocento, dopo la formulazione delle equazioni di Maxwell, sembrava impossibile, cosa che noi invece oggi accettiamo tranquillamente, che la luce potesse propagarsi nel vuoto. Cioè si riteneva che fosse necessario un mezzo di supporto, un qualcosa che con la sua elasticità permettesse la trasmissione delle onde. Ed era stato appunto introdotto questo concetto che tuttora sopravvive di etere, in particolare di etere luminifero, cioè portatore di luce. Questo etere doveva avere delle caratteristiche ben speciali, perché da un lato doveva essere molto elastico, nel senso di consentire l'oscillazione di questa vibrazione. Ma al tempo stesso, siccome ci portava la luce anche da distanze elevatissime, pensate alla luce delle stelle, doveva essere molto rigido, nel senso che la vibrazione non si doveva dissipare in spazi brevi. E oltretutto non doveva dare disturbo al moto dei pianeti, che non avevano nessun problema, prima dell'introduzione dell'etere nell'essere previsti. E dunque era un concetto che sembrava necessario, ma che doveva avere comunque delle caratteristiche molto speciali. Se ci pensate, noi siamo a un secolo e mezzo da quel periodo, però ancora adesso parliamo di trasmissioni nell'etere, di propagazione nell'etere, proprio perché ci è rimasto come diciamo, residuo nel nostro vocabolario. Dunque, la risposta dei fisici dopo Maxwell era: la velocità di 3 per 10 all'ottava metro al secondo le onde elettromagnetiche ce l'hanno nell'etere. Visto che abbiamo ripassato le equazioni, le trasformazioni di Galileo, negli altri sistemi di riferimento la velocità c' della luce dovrebbe essere diversa da c, nel senso che tutte le velocità si compongono con le trasformazioni di Galileo. Quindi, se io corro con una pila in mano, la luce, della pila è c rispetto all'etere, ma rispetto a un sistema di riferimento in cui io corro, questa velocità dovrebbe sommarsi con la mia velocità o sottrarsi se vado in senso opposto. E questo veniva accettato normalmente. Il fatto è questo, però, che nelle equazioni di Maxwell questo c
è strettamente legato a delle costanti fondamentali. Vi ricordate qual è il legame fra C e epsilon 0 mu 0? Certo, uno sulla radice di epsilon 0 mu 0. Ok, e queste costanti fondamentali epsilon 0 mu 0 non è che cambiano quei sistemi di riferimento, sono uguali per tutti. Per cui ci troviamo in una situazione abbastanza incresciosa, la scienza era veramente a un bivio, nel senso che si poteva accettare da un lato che ci sia un sistema di riferimento privilegiato, che è il sistema dell'etere. In questo sistema valgono le equazioni di Maxwell con le loro costanti fondamentali, con la velocità della luce. Negli altri sistemi di riferimento, a questo punto, la velocità della luce avrebbe dovuto essere diversa, applicando le trasformazioni di Galileo. Ma allora, a questo punto, se c'era un sistema di riferimento privilegiato, allora veniva a cadere, almeno per l'elettromagnetismo, quello che valeva per la meccanica, cioè il principio di relatività. Vi ricordate cosa l'esperimento ideale di Galileo? Non è possibile con nessun esperimento di meccanica capire se io sono fermo o se mi sto muovendo. Sembra invece che seguendo questo filo di ragionamento, con esperimenti di elettromagnetismo, io possa capire se sono fermo o no. È sufficiente che misuri la velocità della luce, se E e C sono nel sistema privilegiato dell'etere, se è diversa da C sono in un altro sistema. Quindi viene fuori questa cosa, se esiste l'etere e le equazioni di Maxwell valgono solo in quel sistema, allora il principio di relatività continuiamo a tenerlo valido per la meccanica, ma non vale per l'elettromagnetismo. Che so che non ci piace, però la natura potrebbe fare anche quel che vuole, quindi questo potrebbe essere una scelta. Oppure, altra possibilità del bivio, le equazioni di Maxwell sono così fondamentali per la fisica che non possiamo accettare che non obbediscano a un principio di relatività. Se è così, allora le equazioni di Maxwell non valgono solo in un sistema di riferimento privilegiato, ma valgono in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Ed è questo il motivo per cui nelle equazioni di Maxwell C si calcola solo rispetto a mu0 ed epsilon0, perché C deve essere uguale in tutti i sistemi di riferimento, perché se in tutti valgono le equazioni di Maxwell, per tutti la velocità della luce deve essere C. Già, ma allora che cos'è che non va più bene? Vuol dire che quello che non va più bene sono le trasformazioni di Galileo. Cioè, non è vero che le velocità si compongono in quel modo, non è vero che le posizioni si compongono in quel modo. Quindi, vedete, io adesso non pretendo che sia stato colto tutto subito insieme, ci sono i testi che vi ho citato che aiutano in questo, però veramente dopo l'equazione di Maxwell la fisica si trova nella possibilità di due scelte, cioè le due principali teorie, la meccanica e l'elettromagnetismo, consolidate, ricche di successi, entrano in conflitto. O dico che l'elettromagnetismo vale in un sistema solo e allora non vale più il principio di relatività, oppure se non mi rassegno a questa cosa e dico ma non è possibile, deve valere la relatività anche per le equazioni di Maxwell, allora vuol dire che sono le trasformazioni di Galileo che non vanno più bene. E qui c'è per fortuna anche un aiuto sperimentale, nel senso che i fisici della seconda metà del 800 vanno effettivamente a cercare di misurare la velocità della luce per un sistema in moto. E il più famoso di questi esperimenti, di cui sentirete parlare nei video che vi ho fornito, è quello di Michelson e Morley, o Michelson e Morley, non conosco bene la pronuncia, che viene eseguito diciamo più e più volte, ma quello più famoso, quello definitivo, del 1887. Cosa facevano Michelson e Morley? Utilizzavano un interferometro per vedere di mettere in evidenza il moto della Terra rispetto all'etere. E diciamo subito che la loro previsione era quella di poter notare un moto della Terra rispetto all'etere, perché la convinzione era che l'etere fosse il sistema di riferimento privilegiato. Quello che invece scoprirono è che non si riusciva a trovare
questo cambiamento di velocità della luce quando era misurata da un sistema sicuramente mobile come la Terra rispetto all'etere. Quindi dal loro punto di vista fu un grande insuccesso, cioè loro cercavano di notare un cambiamento di velocità, cioè che le trasformazioni di Galileo funzionassero, e invece non scoprirono quel fenomeno. Ma a dire il vero è l'insuccesso più produttivo della fisica, nel senso che proprio dal fatto che la velocità della luce sia la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali, allora a questo punto nasce poi la relatività di Einstein. Anche se in mezzo ci sono tutta una serie di tentativi, ad opera soprattutto di Lorentz, per spiegare perché l'esperimento di Michelson e Morley non funzionava, con ingegnosi diciamo costrutti matematici e anche ragionamenti sulla possibilità di accorciamento delle lunghezze nel senso del moto dell'etere, tutte cose che poi Einstein rimette insieme e ripulisce di tutte le difficoltà che sono state fatte. Allora, volevo solo così, anche per farvi leggere un pezzettino una volta di Einstein, farvi vedere che quando Einstein introduce il suo articolo sulla teoria della relatività, che lui intitola sull'elettrodinamica dei corpi in movimento nel 1905 anche, parte proprio da questo fatto che è l'elettromagnetismo che ha problemi con i sistemi di riferimento. Io ve ne leggo soltanto un pezzettino, abbiate pazienza, non è tanto grande, ma io nel frattempo ve lo leggo. Questo è proprio lui che scrive, questo è l'inizio dell'articolo della relatività. Allora dice: è noto che l'elettrodinamica di Maxwell, come la si interpreta attualmente, nella sua applicazione ai corpi in movimento porta delle asimmetrie che non possono essere inerenti ai fenomeni. E adesso ce lo spiega. Si pensi ad esempio all'interazione elettromagnetica fra un magnete e un conduttore. Avete presente quello che si è fatto in laboratorio? Un circuito, un anello, gli avviciniamo un magnete. Noi abbiamo detto che se muovo il magnete verso l'anello nasce una corrente, ma se muovo l'anello verso il magnete nasce la stessa corrente. È indifferente il fatto che a muoversi sia il magnete o sia l'anello. Okay? Quindi quando lui dice asimmetrie che non paiono essere inerenti ai fenomeni, vuol dire il fenomeno appare lo stesso, però c'è una spiegazione diversa, no? E allora, riprendendolo, si pensi per esempio all'interazione elettromagnetica fra un magnete e un conduttore. I fenomeni osservabili in questo caso dipendono soltanto dal moto relativo del conduttore del magnete, quindi i fenomeni sono lo stesso. Mentre l'interpretazione consueta, secondo l'interpretazione consueta, i due casi, a seconda che l'uno o l'altro di questi corpi sia quello in moto, vanno tenuti rigorosamente distinti. Io questo non ve l'ho mai detto, ma in realtà è proprio così. Dice: se infatti il magnete è in moto e il conduttore è a riposo, nei dintorni del magnete esiste un campo elettrico che genera una corrente nei posti dove si trovano parti del conduttore. Finisco, poi vi chiarisco. Ma se il magnete è in quiete e si muove il conduttore, nei dintorni del magnete non esiste alcun campo elettrico e si ha invece nel conduttore una forza elettromotrice che a parità di moto relativo dà luogo a correnti elettriche della stessa intensità. Allora, capiamoci un attimo. Se nasce una corrente vuol dire che le cariche sono sottoposte a una forza. E, scrivo sopra Einstein, la forza che può sentire un conduttore, scusate, una carica, può essere dovuta o a un campo elettrico, Q per E, oppure a un campo magnetico. In quel caso si parla di forza di Lorentz, Q per V, vettore V. Ok? Riuscite a vedere nonostante questo? Sì. Se io metto insieme le due cose, quindi una carica elettrica, aspettate, ingrandisco ancora un po' questo, una carica elettrica, sento una forza che può essere la somma di due contributi, quello dovuto alla presenza di un campo elettrico, quello dovuto alla presenza di un campo magnetico.
quello che dice Einstein è: se a muoversi è il conduttore, allora le cariche del conduttore sono soggette ad una certa velocità, mentre il campo magnetico è fermo. Quindi attorno al magnete c'è soltanto un campo magnetico, non c'è nessun campo elettrico. Quindi questa parte qua non c'è. Il fatto che il conduttore si muova, che nasca una corrente, è dovuto al fatto che c'è una carica in moto in un campo magnetico. È esattamente quello che abbiamo fatto quando abbiamo parlato della forza elettromotrice cinetica. Vi ricordate quell'aspetto? Ma se invece il conduttore è fermo, nel sistema di riferimento del conduttore V non c'è. Quindi non può essere questa la causa per cui nasce una corrente. Ma allora perché nasce una corrente? Perché evidentemente le cariche sentono un campo elettrico. Che è dovuto a che cosa? È il famoso campo elettrico indotto dovuto alle variazioni del flusso del campo magnetico attraverso la superficie del conduttore. So che questo è difficile, ma siccome è registrato ve lo potete risentire. Quindi il discorso è: dal punto di vista del magnete, se il magnete è fermo, il motivo per cui nasce una corrente indotta è la forza di Lorentz. Dal punto di vista del conduttore, in cui le cariche sono ferme, il motivo per cui nasce una corrente è perché c'è un campo elettrico indotto dovuto alle variazioni di flusso del campo magnetico che rispetto al conduttore si sta muovendo. Insomma, lo stesso fenomeno ha due spiegazioni diverse se io cambio il sistema di riferimento da uno all'altro. Allora, questo è, se volete, trascurabile, va bene, dimenticatelo se la cosa non vi piace, ma la cosa importante è che Einstein nota che ci sono delle asimmetrie nell'elettromagnetismo quando io cambio il sistema di riferimento. E allora a questo punto lui dice: esempi di tipo analogo, come pure i tentativi andati a vuoto di constatare il moto della Terra relativamente all'etere, lui lo chiama mezzo luminoso, cioè gli esperimenti tipo Michelson e Morley, portano alla supposizione che il concetto di quiete assoluta, non solo in meccanica ma anche in elettrodinamica, non corrisponda ad alcuna proprietà dell'esperienza. Quindi, dopo che Michelson e Morley ed altri hanno fatto i loro esperimenti e si vede che non è possibile rilevare il fatto che ci sia una velocità rispetto all'etere, allora lui dice: rassegniamoci, prendiamone atto, vuol dire che evidentemente la velocità della luce è uguale in tutti i sistemi di riferimento inerziali, vuol dire che evidentemente l'elettromagnetismo gode di un principio di relatività. Assumeremo questa congettura, che in seguito chiameremo principio di relatività, come postulato. E a questo postulato, oltre a questo, introdurremo un altro che afferma che la luce nello spazio vuoto si propaghi sempre con una determinata velocità, indipendentemente dallo stato dei corpi emittenti. Insomma, in due parole, lui afferma in questa parte qua che secondo lui la strada giusta delle due, quella del bivio per intenderci, la strada giusta è questa. Le equazioni di Maxwell godono di proprietà di indipendenza rispetto al sistema di riferimento, dunque la velocità della luce è uguale in tutti i sistemi di riferimento, dunque chi deve essere riformato sono le trasformazioni di Galileo. Ma a questo punto, dopo aver introdotto appunto i suoi due postulati, che riprendo dal vostro libro, dicono: uno, vale un principio di relatività, cioè le leggi della fisica, tutte, anche l'elettromagnetismo, hanno la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali. E il secondo dice che la velocità della luce nel vuoto ha lo stesso valore in tutti i sistemi di riferimento, indipendentemente dal moto della sorgente dell'osservatore. E allora quello che viene fuori è che bisogna stravolgere i concetti legati alle trasformazioni di Galileo, cioè spazio e tempo. Ed è per questo che ci voleva Maxwell, ci voleva Michelson e Morley e tutto il resto, per poter arrivare nel 1905 a una
revisione, diciamo, di una parte fondamentale della fisica, che era la meccanica, in particolare la meccanica galileiana.